a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial di come realizzare sculture con i palloncini. Oggi realizzeremo una piccola macchina sportiva che assomiglierà a una piccola Ferrari. Andiamo ad iniziare. Per realizzare questa piccola macchinina sportiva che assomiglierà a una Ferrari occorre un palloncino lungo rosso, che è il colore della Ferrari, due palloncini scuri e un palloncino piccolo di un altro colore. Gonfiamo il palloncino rosso e lasciamo 6 dita di palloncino gonfio. Facciamo il nodo. Adesso dobbiamo fare una torsione di 3 dita. Quindi pieghiamo il palloncino in questa maniera, appoggiamo le 3 dita. Nel momento in cui va bene, schiacciamo e giriamo. Ed entriamo il laccio nell'asola che si è creata per non farla slegare. Adesso dobbiamo fare una torsione ad orecchia, quindi facciamo una pallina, la accostiamo, la tiriamo e la giriamo su se stessa. Adesso dobbiamo fare ancora una torsione ad anello di 3 dita, quindi appoggiamo le 3 dita, nel momento in cui va bene, schiacciamo, giriamo e poi giriamo per legare la torsione e cominciamo a sistemare la nostra scultura. Questo è l'alettone della nostra macchinina. Adesso dobbiamo fare una bolla di 4 dita e poi dobbiamo fare una torsione ad orecchia, quindi pallina, portiamo il palloncino, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. Adesso dobbiamo fare una bolla di 6 dita, quindi 4 e 2, 6, schiacciamo e giriamo. Poi dobbiamo fare una torsione ad orecchia, quindi pallina. Spostiamo il palloncino in questa maniera, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. Adesso dobbiamo fare una bolla sempre di 6 dita da legare a questa torsione. Quindi spostiamo il palloncino, prendiamo la misura con l'altra bolla che già abbiamo fatto. Il momento in cui arriviamo dove c'è la torsione d'orecchia, giriamo ad avvitare per legare in questa maniera, ad avvitare. Ok, adesso possiamo gonfiare il palloncino che non ci occorre, quindi intacchiamo la punta e leghiamo il laccio del palloncino rimasto nella torsione ad orecchia davanti la macchinina, in questa maniera. Poi vedremo il perché. Vediamo la scultura. Adesso in questa macchinina occorrono le ruote, quindi gonfiamo un palloncino di pelli scuri e lo gonfiamo che non superi le 4 dita in questa maniera. Avete visto? Che copra le 4 dita. Ok, facciamo il nodo. Adesso dobbiamo dividere questo palloncino in due, quindi dalla parte del nodo schiacciamo e dobbiamo fare due palline. In questa maniera. Adesso prendiamo le palline e li giriamo sulle torsioni. Prima in quella davanti, in questa maniera. Appoggiamo e giriamo. Queste sono le prime due ruote. Adesso gonfiamo l'altro palloncino e lo facciamo sempre che copra le 4 dita. In questa maniera. Ok. Anche qua facciamo il nodo e anche questo lo divideremo a metà, quindi sempre dalla parte del nodo. Schiacciamo e poi le prime volte sarà un po' difficoltoso, ma vedete che ci riuscirete. Perché sotto le mani si sente se sono a metà. Questa maniera. Adesso, tenendo il palloncino in questa maniera, li legheremo nella torsione dietro. E mettiamo la torsione d'orecchia in mezzo ai due palloncini. Ok.
E come possiamo vedere abbiamo realizzato la nostra macchinina sportiva, ma manca il pilota, quindi che facciamo? Prendiamo un piccolo palloncino, lo gonfiamo, questa dimensione, tre dita, facciamo il nodo e adesso lo legheremo nel laccio che abbiamo lasciato poc'anzi. Mettiamo il palloncino e facciamo un paio di giri nel laccio in questa maniera per legare la testa del nostro pilota. Attimo che si è levata. Ok, adesso disegniamo la faccia del nostro pilota. Sicurezza, facciamo gli occhialoni. Ecco, realizzata una gazzosissima macchinina che somiglia a una Ferrari. Spero che sia di vostro gradimento. Adesso, dopo questa piccola Ferrari, Totino vi saluta e vi dà appuntamento a un prossimo tutorial. Ciao!